A Bari, la mia città, Bari, siamo nel cuore, proprio è qui che incomincia tutto, ma sin dall'infanzia mia che è incominciato tutto qui, credetemi, perché siamo a San Nicola, dunque siamo al centro della città vecchia, è qui che scopriremo tutto lo street food pugliese, anzi quello barese per dire la verità, perché è proprio qui che partiremo con il panificio Fiore, è lì che nasco tutti i miei ricordi, perché è da bambino che mio padre, dopo che tornavamo dal mare, la prima cosa che si mangiava era la focaccia, bella, calda e croccante. E allora la scoperta continua andando in giro per il paese, andando in giro per le vie, per tutte queste casette qui, per portare poi al borgo un pensiero di cucina, un'idea nuova. Venite con me, andiamo al panificio Fiore. Oh, Antonio! Ciao, come stai? Come stai? Bello! Oh, da quanto tempo si sta? Io sono venuto a prendere un po' di focaccia. Fortunato in te, le ultime quattro. Ma! Allora, Anto, focaccia barese, il vero cibo da strada, cioè non può uno venire a Bari e non mangiarsi un pezzo di focaccia. E non per questo siamo in uno dei migliori panifici, se non il miglior panificio di Bari Vecchia, dove e nasce questo panificio, Anto? Nel 1912. Dunque terza, quarta, quinta generazione, quanti anni? Quarta generazione. Quarta generazione, focaccia barese. Dimmi che cosa ci metti sulla focaccia. È tutta genuina la focaccia, Domenico. Guarda, pomodoro fresco, olive, sale e origano. La semplicità. E poi litri di olio. Litri di olio. Però, Anto, io dico sempre che per la focaccia barese uno dei segreti è la tele, ma che non si trovano più. È difficile. Climaticamente li facevano, andavi nei mercatini e li trovavi. Ma adesso è questa difficile trovare. Questa è la storia. Il latta, cos'è? Anto, queste sono pronte. Sì. Vanno infornate. Però una la facciamo dall'inizio insieme, almeno mi fai vedere un po' tutti i segreti, passo dopo passo? Vabbè, dai, un pezzettino di massa ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Benissimo, vabbè, andiamo insieme a vederla. Che goduria. Ma questo è proprio lo street food barese. Sono a Bari, nella mia città, il mio panificio del cuore. Tutte le caratteristiche per tornare al borgo e pensare a qualcosa, ma anche per darvi dei suggerimenti come mangiarla il giorno dopo, dunque ho un po' di cose da pensarci. Però questa non ve lo dico nemmeno.